Buongiorno e buona giornata e buon proseguimento di settimana a tutti, cari amici, dal vostro Nicola De Lucia. Potete trovare fresco fresco, appena uscito dal mio canale YouTube, il video collage con della fiaba dopo di campagna, dopo di città. Vi consiglio di andarlo a vedere anche perché dura molto, è molto breve, 30-31 secondi. E vi invito quindi inoltre a venirci a trovare, a scoprire il mondo del centro lettura della Casa del Fare Assieme, presso appunto la Casa del Fare Assieme in via Ettore Baldassarre, praticamente ex ospedaletto, ogni lunedì e giovedì dalle ore 17 alle ore 19. Bene, ma veniamo al vero motivo per cui sono qui per questo video, e poi oltre a questo video seguirà anche quello dedicato al massimo campionato di basket di Serie A1 maschile. Allora, innanzitutto bisogna dire che a Rho è cambiato il tavolo di commento. Nuovi volti, ovviamente Jerry the King Lawler confermato, grande Jerry. Drew McIntyre non ha dubbi, ha subito mandato le sue frecciatine alla bestia incarnata Brock Lesnar, e appunto i due si sfideranno in quello di WrestleMania 36, come vedete dall'immagine copertina del video, a Tampa Bay. Con i due che si sono già, hanno già avuto un primo, diciamo, ritaglio di rivalità nella puntata post Royal Rumble di Monday Night Raw, con Brock Lesnar che ha inflitto a Drew McIntyre la sua solita F5. Abbiamo visto anche Rey Mysterio nella puntata di Raw che ha battuto MVP, il quale si dice che presenzierà solo per alcune date, niente più. Non abbiamo visto AJ Styles, che al momento su di lui corrono voci un po' negative di un infortunio, e i più pessimisti americani, diciamo professionisti del settore giornalistico, dicono che addirittura potrebbe saltare WrestleMania 36. Io non ci credo tanto. Comunque, Aleister Black anche ha avuto il suo spazio a Raw. Ricordiamo, e approfitto per dire, che Paul Heyman, che ricopre un ruolo importante a Raw, Aleister Black, insieme ad altri atleti, è uno, come possiamo dire, dei preferiti di Paul Heyman, e che quindi intende darle un push immediato. Inoltre, nella puntata si sono visti anche Seth Rollins e Buddy Murphy, che hanno battuto poi durante lo show Kevin Owens e Samoa Joe in un match titolato valido per le cinture di coppia del brand rosso, e hanno mantenuto le cinture. E poi un'altra tegola in casa WWE, perché Andrade è stata ufficializzata la sua sospensione per un mese, per 30 giorni, per violazione del wellness program, probabilmente un antidolorifico o qualcosa di questo tipo è andato contro il protocollo della sicurezza medica e di salute che la federazione continua a perseguire da molti anni. Umberto Carrillo ha battuto, ma solo per squalifica, Andrade. Sta di fatto che poi Carrillo ha attaccato, forse per giustificare l'assenza che Andrade quindi farà partire, credo, da oggi fino
quindi al 28-27 febbraio, lo ha colpito con una Hammerlock DDT sul cemento. Charlotte Flair si è vantata della vittoria, ma ci tiene con il dubbio, perché non ci dice ancora chi affronterà a WrestleMania, anche perché poi, poi è stata un po' attaccata dalle Kabuki Warriors, da Asuka e Kairi Sane, anche se poi Charlotte ha battuto Asuka, ma solo per squalifica. Poi il solito ritaglio di tempo nella puntata per il titolo 24/7, come dice R-Truth, 7-11. Mojo Rawley ha battuto Novaio Sebe schienamento e ha conservato il titolo. Poi R-Truth è tornato ad essere campione 24/7, conquistando per l'ennesima e super ennesima volta il titolo. Liv Morgan ha battuto Lana per schienamento. Eric Rowan ha fatto il suo solito squash match, ma quello che secondo me ha fatto e farà parlare di più per questa puntata di Raw è il tradimento, se così vogliamo chiamare, di Randy Orton nei confronti della Rated Superstar Edge. Perché prima Randy Orton sembrava propinquargli una nuova riunione della squadra, che ha avuto anche un po' di gloria, un po' di fame in anni passati tra Orton ed Edge. Ma poi l'ho attaccato prima con la sua finisher, con la RKO, e poi ha fatto davvero un'aggressione a dir poco brutale, perché l'ho attaccato al collo e alla testa utilizzando anche delle sedie. Sta di fatto che poi Edge è stato portato in barella dallo staff medico e trasportato in ambulanza. Comunque spero di avere notizie, così magari potrò documentarvele. Bene, con questo è tutto, quindi ricordiamoci, al momento per WrestleMania abbiamo almeno un match ufficializzato, Drew McIntyre contro Brock Lesnar. Speriamo di scoprire quando prima l'avversario WrestleMania di Charlotte Flair. Io, per quanto mi riguarda, preferirei Bayley, perché il personaggio di Bayley attualmente non mi sta piacendo, non mi scende il gargarozzo. Perché mi vedrei per esempio una bella sfida tra Becky Lynch e Shayna Baszler a WrestleMania. Comunque, penso che con il passare delle settimane e dei mesi lo scopriremo, anche perché proprio da ieri è scattata la Road to WrestleMania, ovvero la strada che porta a WrestleMania 36. Grazie a tutti, alla prossima, e non perdetevi questo video, il video collage sul dopo di campagna e il dopo di città. E tra un pochino anche il video sulla Serie A di basket, il punto sul campionato. Ciao a tutti, alla prossima, ciao!